Benvenuti su Marketing Digitale, io sono Nicola Palumbo. Questo è il podcast che ogni giorno vi porta una piccola pillola di marketing per scoprire le ultime novità dai social media, dal mondo del marketing digitale. Oggi parliamo di Instagram con tre importanti release che dovrebbero arrivare a breve. La prima release riguarda lo stop ai doppioni tra le stories e i feed. Cosa significa? Sostanzialmente tantissime persone condividevano dei contenuti sul feed e li rilanciavano in automatico sulle stories. Questa cosa non piace a Instagram sicuramente perché abbatte in qualche modo il livello di creatività della piattaforma, riduce l'uso delle stories per il motivo per il quale sono state realizzate, ovvero la possibilità di creare contenuti sempre nuovi, freschi, soprattutto video e animazioni, cosa che non avviene quando condividiamo ovviamente un contenuto statico, tra virgolette, del feed. Una seconda novità arriva dalle feature eliminati di recente. Sostanzialmente quando cancelleremo dei contenuti, questi verranno archiviati per 30 giorni e poi scompariranno definitivamente se non li recuperiamo. L'ultima grande release che dovrebbe arrivare è una release che avvicina sempre di più Instagram a TikTok, perché sostanzialmente verrà introdotto lo swipe up verticale continuo sulle stories, ovvero la modalità con la quale voi fruite i contenuti su TikTok, quindi lo scorrimento verso l'alto per fruire per quello che avviene già per i Reels sostanzialmente. Verrà anche introdotto per le stories e questo vuol dire che Instagram comincerà a somigliare sempre di più al suo principale competitor TikTok. TikTok che, come sapete, è ormai il social network di riferimento per la generazione Z, per quel pubblico molto più giovane che ha bisogno sempre di contenuti, micro contenuti sempre freschi. E questa era l'ultima novità di oggi e allora domani, io sono Nicola Palumbo, questo è Marketing Digitale, abbonatevi a questo podcast e a risentirci.